Buon pomeriggio a tutti, siamo qui all'ottavo incontro del corso di storia della scienza e vi introdurrà il collega Antonio Clinizio. Buongiorno, è un piacere di introdurre il collega e amico Franco Della Civetta della Sapienza, del Centro di Chimica, che ci parlerà oggi di scienze e politica in Italia tra le due guerre mondiali, il caso Parravano. Grazie. Allora, è chiaro che il titolo, almeno per quanto riguarda le prime due righe, può sembrare un po' pomposo perché è un tema molto più vasto di quello che andrò a trattare io. Io mi limito appunto a parlare di un'esemplificazione che coinvolge soprattutto la storia della chimica. Ora, magari quello che vedete qui è riprodotto, è appunto Parravano nella sua divisa da accademico d'Italia. Qui adesso vi faccio vedere quella che è la foto del fascicolo universitario, per capirci. Muore a 55 anni, ora qui io vedo scuro, voi vedete lì un po' più chiaro. In qualche maniera la fotografia forse rappresenta all'apparenza un uomo un pochino più anziano, ma ebbe dei problemi cardiaci che poi furono anche la causa della sua morte, e sì, era morta abbastanza repentina, morì a Fiuggi mentre stava in un periodo di riposo ai bagni di Fiuggi, per intenderci, e in qualche maniera forse anche il suo essersi un po' diciamo non risparmiato fino all'ultimo forse fu fra le cause di questa improvvisa scomparsa, diciamo. Allora, come forse io non so se l'uditorio quanto conosco o no la figura, la presento brevemente. Tra parentesi, è di zona, nel senso che nacque a Fontanaliri nel luglio del 1883. Questi dati, che poi ovviamente poi per quanto riguarda gli aspetti più importanti ritorneremo dopo, li riassumo per dare un po' le coordinate, diciamo, per intenderci, di Parravano, e sono tratte da un testo che nel 1961, in occasione del centenario dell'Unità d'Italia, un chimico, Coppa d'Oro, scrisse per parlare dei chimici italiani e le loro associazioni. Lui appunto nacque nell'83, studiò ad Arpino, e poi a Roma si laureò in chimica nel 1904. A Roma all'epoca il direttore dell'istituto era Cannizzaro, ma era affiancato da Paternò. Cannizzaro all'epoca aveva già quasi 80 anni. Vince Parravano la cattedra di chimica applicata a Padova, dopodiché passa a Firenze nel 1915, dove ottiene la prima cattedra di chimica fisica creata in Italia, e l'età, come vedete, siamo nel 1915, a poco più di 30 anni, e dopo rientra a Roma alla cattedra di chimica generale, sostituisce Paternò, che nel 1923 andrà in pensione. I suoi lavori scientifici riguardano soprattutto la chimica inorganica applicata, nel senso che si occupa dello studio teorico e sperimentale delle reti metalliche. Per esempio fu il primo ad affrontare lo studio dei sistemi fatti da quattro componenti, da quattro metalli insieme, e ne studiò sia gli aspetti teorici che gli aspetti pratici. Ovviamente, tralasciando tutto il resto, fra le ultime frasi di questo breve medaglione che Coppa d'Oro dedica a Parravano c'è in qualità di presidente dell'Unione Internazionale di Chimica Pura ed Applicata, organizzò a Roma il 10° congresso internazionale di chimica, che si tenne nel 1938. E proprio, diciamo, questa fu la sua l'ultima importante opera, nel senso che pochi mesi dopo, mentre appunto si riposava dalle fatiche di questa importante organizzazione, morì il 10 agosto del 1938. Allora, abbiamo citato un po' di cose, per esempio abbiamo parlato dell'Istituto Chimico di Roma, che ovviamente all'epoca era via Panisperna, e di fronte al più noto istituto di fisica, avevano in comune, per intenderci, il cortile, e questo è nel cortile una foto precedente a Parravano, nel senso che questa foto è del 1896 e è nella ricorrenza del... questo, tanto per capirci, è Cannizzaro, quest'altro è Paternò, la donna, l'unica donna presente è Maria Bakunin, non mi ci fermo, diciamo, in qualche maniera il personaggio può rivestire la sua importanza. Comunque, in ogni caso, dicevo, è in occasione del 70° compleanno di Cannizzaro, e sono raccolti qui allievi, non solo giovani allievi che all'epoca sono a Roma, ma anche allievi di Cannizzaro di anni precedenti che sono venuti a Roma per onorare il loro vecchio maestro. Ho nominato Cannizzaro, ovviamente i rapporti fra Paternò e Cannizzaro furono veramente piccoli, perché quando
scusate, fra Parravano e Cannizzaro furono realmente pochi, perché quando Parravano si laureava, Cannizzaro stava ormai proprio negli ultimi anni della sua vita, era ancora presente nell'istituto, aveva ancora l'appartamento del direttore, ma di fatto il grosso dell'organizzazione dell'istituto chimico stesso era nelle mani del suo allievo, che era Emanuele Paternò, siciliano anche lui. Passano molti anni e qui stiamo nel 1923 e sono a sua volta le diciamo, onoranze, le celebrazioni che si fanno quando nel 1923 Paternò va in pensione, cioè 75 anni, e questo è un momento chiave per quanto riguarda Parravano, perché in questo momento assume lui la carica di direttore dell'istituto di chimica. Paternò possiamo dire che in qualche maniera fu il suo maestro, diciamo, anche se i rapporti fra i due, per responsabilità probabilmente del carattere di entrambi, non furono sempre così lineari, furono pieni anche di incomprensioni. Insomma, esiste nell'archivio di Paternò, che sto proprio in questo periodo così studiando all'Accademia dei 40, un epistolario con le lettere di Parravano, ed è pieno di situazioni in cui Parravano giustifica un suo atteggiamento tutto sommato un po' troppo fuori dalle righe, poco rispettoso, che evidentemente a Paternò non era piaciuto, e lui si proferisce comunque in attestati di scusa, di stima e di, insomma, giustificazione degli eventuali passi un po' troppo diciamo poco formali che aveva fatto. Qui ho riportato alcuni, i primi, diciamo, ventina all'incirca, articoli che Parravano pubblica dal 1907 fino al 1911. Come vedete, ho riportato quantomeno, diciamo, la parola chiave del titolo e l'argomento. Stiamo parlando di chimica inorganica, quindi ci si riferisce a bicromati, a solfuri, cromati e quant'altro, e con particolare riferimento all'argomento, come abbiamo già detto, leghe metalliche. Quindi lui comincia sia dal primo articolo del 1908, in cui descrive quella che è l'analisi termica delle leghe metalliche, poi c'è l'applicazione di questa tecnica dell'analisi termica a una serie di sistemi: rame, antimonio, bismuto, argento, stagno, piombo. Come vedete, ci sono sistemi ternari e in alcuni casi studia anche, come abbiamo detto prima, sistemi quaternari. Questo tipo di ricerca gli viene in qualche maniera, insomma, ha il sostegno in questa sua ricerca iniziale di Paternò. Ne possiamo avere un paio di tracce, diciamo, di questo sostegno evidente, che quando nel 1909 Paternò è nei fatti, ripeto, non è ancora morto Cannizzaro, ma nei fatti è lui il direttore dell'istituto chimico, chiede al Ministero un fondo di straordinario, e questa lettera è la comunicazione che il fondo è stato riconosciuto, proprio per diciamo, il materiale occorrente per lo studio micrografico dei metalli. Quindi in qualche maniera riesce a ottenere fondi con cui il giovane Parravano può compiere questa ricerca, che evidentemente quindi gli è stata un pochino suggerita e commissionata, se vogliamo dire così, da Paternò stesso. Scusate, devo tornare indietro. Un'altra traccia è questa. Allora, qui stiamo a Londra nel 1909, nel 1906, cioè 3 anni prima, c'era stato a Roma un congresso internazionale di chimica, non facciamo confusione, ce ne sono stati due, uno nel 1906 e quell'altro di cui abbiamo accennato prima del 1938. Nel 1906 Parravano partecipa al convegno, ma è appena laureato, non porta nessuna comunicazione, non c'è nessun suo contributo scientifico, c'è solo la sua partecipazione come uditore, per intenderci. Però, siccome quel convegno ebbe un attivo, e con l'attivo di quel convegno si potettero dare delle borse di studio per giovani promettenti nel campo della chimica, quando nel 1909, 3 anni dopo, fu fatto il convegno successivo internazionale dell'Unione di Chimica Pura ed Applicata, e fu fatto a Londra, lui fu fra la decina, quindicina di giovani chimici che vennero premiati, e il Paternò faceva parte della commissione, del presidente di questa commissione, e Parravano è questo. D'accordo? Parlavamo quindi di leghe e del suo interesse nel campo delle leghe, che in fondo già ce lo qualifica fin dall'inizio di questa sua carriera scientifica come interessato ad aspetti che coinvolgono teoria e pratica, inorganica soprattutto, ma con diciamo, un atteggiamento, con un interesse per un argomento che ha interessi importanti e applicativi. Come vedete, questa
articolo che io ho scelto del 1918 è un po', se volete, la summa, nel senso è un articolo molto lungo, una sorta di review, dura 86 pagine, ed in questo lui un po' riassume tutto quello che è stato fatto, che lui ha scritto negli anni precedenti. Come vedete, allora qui lui, ripetiamo le sue parole, lui dice che cosa sono le leghe metalliche, l'importanza delle leghe metalliche, e ci dice: sono state negli ultimi anni uno degli argomenti intorno a cui i chimici hanno lavorato con maggiore intensità. In meno di un ventennio essi sono riusciti a chiarire la natura e a stabilire tutto un insieme di principi e fatti che costituiscono uno dei rami più complessi della chimica. E descrive: da un lato c'è l'importanza di analisi sperimentali fatti soprattutto tramite microscopio e pirometro, che sarebbe lo strumento con cui si può arrivare ad alte temperature e fare gli studi di scambi di calore del sistema con l'ambiente, diciamo, per intenderci. E poi chiaramente però c'è tutta una parte teorica che è legata al fatto che abbiamo sistemi polifasici, e quindi c'è tutta la teoria del, diciamo, la cosiddetta regola delle fasi di Gibbs applicata in questo caso al sistema fatto da più metalli messi insieme, e quindi diciamo, applicare ad esse le leggi dell'equilibrio eterogenei, cosa che aveva fatto per la prima volta un olandese che si chiamava Rosenboom nel caso dei diagrammi di stato delle leghe ferro-carbonio. Qui continua a dire, insomma, il prosieguo dello stesso articolo, che cosa sono quegli studi che si possono fare, e quindi sia, diciamo, questo intreccio fra parte sperimentale e parte teorica. E questo approccio che Paravano qui descrive è servito a lui per descrivere numerosi sistemi binari, ternari e quaternari, e tanto per capire l'amore del lavoro sperimentale che c'era dietro, per ognuno dei quali fu necessario esaminare circa 400 leghe di composizione diversa e rilevare sulle rispettive curve di raffreddamento circa 2000 dati numerici. Chiaramente questo tipo di ricerca, che è una ricerca all'avanguardia in questo particolare settore, lui la condivise con altri importanti chimici e chimici fisici europei, fra cui ne cito un paio: il chimico fisico tedesco Tamman e il forse più famoso francese Le Chatelier. Sicuramente ricorderete chi ha più presente gli studi di chimica il principio dell'equilibrio mobile. Le Chatelier è un po' più anziano rispetto a Paravano, sta più o meno fra Paternò e Paravano come età, ma è legato comunque a Paravano stesso da un'amicizia abbastanza duratura in quegli anni. L'inizio che vi ho raccontato, tutto sommato, sembra la normale inizio di una carriera scientifica di uno scienziato di buon livello, così la possiamo considerare. Dopodiché ho fatto questo tipo di analisi, e qui ve la ripropongo, che è, ho preso i 169 articoli che nel corso della sua carriera scientifica, dal 1907 al 1938, anno della sua morte, Paravano ha pubblicato, e in questo grafico mi sono limitato a riportare anno per anno quanti articoli furono pubblicati. Non ci dice molto, nel senso che non ci sembrano, ovviamente la cosa che salta più agli occhi è il picco intorno al 1911-1912, spiegabile perché deve andare in cattedra alla scuola di ingegneria a Padova, e quindi c'è necessità che pubblichi un cospicuo numero di articoli. Ci sono delle lettere in tal senso, anche col suggerimento di scrivere articoli che siano più sicuramente di chimica applicata, perché siccome deve andare fuori casa, cioè deve andare in qualche maniera alla scuola di ingegneria, c'è il rischio che anche se i suoi lavori sulle leghe sono chimica applicata, possa essere considerato più chimico e poco adatto al compito, e quindi in questo momento scrive anche degli articoli per esempio sui cementi, sul materiale di costruzione, che non sono un suo argomento, diciamo, di ricerca abituale, che poi continuerà. Ovviamente salta anche agli occhi la flessione, che è ovviamente nessun articolo nel 1916, ma tutto sommato gli articoli sono pochi in tutto questo periodo che va dal 14 al 21-22. Ovviamente quali possono essere i motivi? La guerra, perché ovviamente fu un momento di problematico per tutti. Lui fu impegnato, come vedremo, non andò soldato, ma fu impegnato in tutta quella serie di commissioni che riguardavano gli esplosivi, che riguardavano i gas, insomma, gli aggressivi chimici, e si pose insieme a Paternò stesso e a molti altri chimici italiani all'interno di questo tipo di lavoro, che ovviamente quindi lo distolse dalla ricerca in senso stretto. Poi c'erano anche altri motivi, se volete, il fatto stesso che lui, romano, o perlomeno insomma viveva a Roma,
va prima a Padova, poi a Firenze e ci resta fino al 1919. Quindi chiaramente però questa sua natura in cui nelle sedi in cui va non trova le stesse strumentazioni adatte per la sua ricerca. Nel suo animo pensa sempre di ritornare, quindi sta in una situazione, se vogliamo dire da pendolare, sia pure all'epoca, che lo rende forse in quel momento un po' distolto dalla ricerca stessa. Poi ci sono anche motivi familiari, tanto per dire, lui si sposa là, e quando viene trasferito a Firenze nel 15, per motivi vari, per un anno o due, la moglie incinta resta a Padova, e Padova all'epoca è la retrovia del fronte della guerra con gli austriaci, per cui ci sono anche una serie di motivazioni personali che evidentemente giocano un ruolo nel distoglierlo da un'attività di ricerca. Per il resto vediamo che dopo, dal punto di vista del numero degli articoli, fino alla sua morte è più o meno costante quello che lui fa. In questo altro grafico ho preso i 169 articoli che, come vedete, qui li ho divisi in 4 periodi da 8, sinceramente solo perché aritmeticamente 32 anni si poteva dividere in 4 parti. Casualmente, ma confesso solo casualmente, possiamo comunque dire che il 1915 con l'inizio della Prima Guerra Mondiale e il 1923 con la sua presa, il suo diventare direttore dell'Istituto di Chimica di Roma, sono anche per lui non solo anni come gli altri, ma sono dei momenti di cesura, diciamo, che possono veramente dire inizia un nuovo periodo. Come vedete, dal punto di vista del numero di articoli, la cosa che avevamo detto risalta che nel periodo 15-22 gli articoli sono di meno, ma sostanzialmente come il numero, 49, 45, 51, più o meno si distribuiscono in maniera uniforme. Li ho provati a dividere anche per rivista. Come vedete, all'inizio la maggioranza delle sue pubblicazioni, più del 50%, è sulla Gazzetta Chimica Italiana, che è la rivista nazionale in cui vengono presentati i lavori di ricerca scientifica nel campo chimico, c'è qualche cosa sui rendiconti delle accademie, c'è qualche cosa sui periodici stranieri. Ora, complessivamente, gli articoli presentati su periodici stranieri sono 17, quindi all'incirca un 10% del totale, però non dobbiamo fare l'errore, rapportare questa alla situazione attuale, cioè all'epoca era molto più normale che in fondo la produzione su riviste straniere fosse poca, fosse scarsa. Vi faccio un esempio di un altro personaggio di cui forse dovrò accennare per i legami con Parravano, che si chiama Francesco Giordani, che è in qualche maniera il suo continuatore, cioè nel senso che quando Parravano muore prende più o meno i ruoli che prima Parravano aveva nel CNR, nell'IRI, tutto questo anche nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Giordani in tutto, in una carriera che è molto più lunga, pubblica una settantina di lavori, quindi un numero decisamente minore, e di questi solo 3 sono scritti per riviste che non siano riviste italiane, quindi diciamo non dobbiamo giudicare come il fattore d'impatto con lo stesso ottica con cui oggi vedremmo le produzioni rivolte a riviste nazionali o a riviste internazionali. Notate in qualche maniera come nel corso degli anni diventa però preponderante, soprattutto nell'ultimo periodo, nel periodo che va dal 31 al 38, come rivista su cui lui pubblica preferibilmente i suoi articoli, La Chimica e l'Industria, che è tuttora una rivista esistente, è l'organo della Società Chimica Italiana, che pubblica anche, e adesso sicuramente anche un po' di più, articoli di interesse scientifico. Però quello che possiamo andare a vedere è che in realtà le pubblicazioni che Parravano fa lì non sono di ricerca, ma sono rivolte al pubblico dei non chimici, alla comunità civile, e in qualche maniera raccontano quelli che sono stati i progressi della chimica italiana o i bisogni della chimica italiana per far fronte a quelli che possono essere i bisogni della collettività nei confronti della chimica. Quindi è un compito duplice: da un lato si interessa, per quanto riguarda la comunità di chimici, di indirizzare gli studi della chimica su certi settori che possono essere importanti per l'economia nazionale, dall'altro documenta la società civile quello che sta facendo la chimica per il miglioramento delle condizioni economiche, della nazione stessa. Quindi
Questo grafico, se volete, sulla base dell'analisi di questi 169 articoli, riassume quello che sto dicendo. Potremmo distinguere articoli di ricerca ad articoli di tipo diverso e, come vedete, se nel primo periodo la sua attività è un'attività di ricerca, da un certo punto in poi, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, il rapporto si inverte, diventa molto più importante questa opera di sensibilizzazione e che sta un po' a cavallo fra chimica e mondo civile rispetto a un'attività di ricerca in senso tradizionale. Tanto per farvi capire, vi ho riportato a titolo d'esempio alcuni degli articoli che lui pubblica dal 1929 al 1936, ma potrei citarne anche altri, nell'ambito della chimica in industria. In realtà la chimica in industria nasce nel 1934 per sua decisione, come vedremo, però nasce dalla fusione di due giornali che si chiamavano l'industria chimica e giornale di chimica industriale ed applicata, per cui l'ho messo tutti quanti insieme, nel senso che questi articoli sono stati scritti prima sul giornale di chimica industriale ed applicata e quando questo viene fuso nella chimica dell'industria, nella chimica dell'industria stessa. E come vedete ci si occupa del problema italiano dei combustibili, della fertilizzazione del suolo, la possibilità che ci siano dei carburanti nazionali, l'industria dei derivati agrumari, nel senso che anche l'agricoltura può fornire una fonte importante per lo sviluppo del nostro paese, e poi gli ultimi due articoli ancora più calati nel rapporto con la situazione politica del nostro paese, uno che si intitola Il fascismo e la scienza e un altro La chimica e l'anarchia economica della nazione. In qualche maniera, quindi, quello che andrò a dire, quello che cerco di documentarvi, è come a un certo punto ci sia stata nella carriera scientifica di Parravano un punto in cui lui decide di mettere in secondo piano la ricerca in senso tradizionale, ma di dedicare il resto della sua attività scientifica soprattutto a questo ruolo di tenere la chimica al passo con la nazione e in qualche maniera mettere la chimica al servizio di quelli che possono essere i bisogni della nazione, che ovviamente all'epoca aveva un ben preciso governo politico, regime politico. Fa parte un po' del suo stile, perché qui prendo un articolo del 1918, quindi durante nell'ultimo anno della prima guerra mondiale, in cui lui parla in questa rivista che si chiama L'Industria del ruolo della chimica nella società, e ripetiamo le sue parole, lui dice: la guerra immane che si combatte nel mondo intero ha svelato al pubblico di molte nazioni l'esistenza di una scienza, la chimica, primo ignorato quasi. La chimica non era considerata molto più che un trastullo di qualche studioso, senza alcun rapporto con la vita sociale. Quando però è incominciata la guerra e se ne sono rivelati gli immensi bisogni di armi e di munizioni, quando oltre ai nomi dei comuni prodotti metallici sono incominciati a circolare quelli di tanti svariati prodotti metallurgici, quando si è cominciato a parlare di toluolo, benzolo, acido picrico, tritolo, gas asfissianti, e si è cominciato a sentir dire della necessità di assicurare per i bisogni della difesa nazionale il rifornimento di vaste quantità di glicerina, acetone, alcol, etere, allora il pubblico ha compreso che oltre ai medici, agli ingegneri, agli avvocati, esistono anche i chimici, i quali esercitano funzioni non meno indispensabili delle altre alla vita delle nazioni. E così i chimici in tutti i paesi si sono messi alacremente all'opera, portando un contributo quanto altro mai valido all'aumento delle forze difensive e offensive ciascuno della propria patria. Quindi, al di là di questa visione che uno deve contestualizzare della chimica, vista essenzialmente come chimica di guerra in qualche maniera, stiamo pure nel 1918 e lui è impegnato in prima fila in questo campo. E, insomma, vedete, insomma, l'idea che la chimica non può essere, nella sua visione, chiusa nei laboratori, ma deve in qualche maniera far capire alla società il suo ruolo sociale, per intendere. Sempre, diciamo, in questo stesso anno è un altro momento importante della sua visione che collega scienza pura, diciamo, e scienza applicata. Lui inizia una collaborazione con un industriale milanese, Breda, che ha uno stabilimento metallurgico e che decide di affiancare lo stabilimento metallurgico in un istituto di ricerca, che ovviamente è un istituto di ricerca applicata, e questo istituto di ricerca viene in qualche maniera proprio dato in affidamento allo stesso Parravano.
Quindi qui parla, sempre nella stessa rivista L'Industria, dell'Istituto Scientifico Tecnico Ernesto Breda, e all'inizio, nel evidenziare quelli che sono i rapporti fra scienza e tecnica, Padovano dice: ogni progresso industriale e quindi ogni maggior benessere dell'umanità sono sempre derivate dalle conoscenze scientifiche e dalle ricerche eseguite con metodo e spirito scientifico. Scienza e industria sono nate gemelle, ha scritto Le Chatelier, e per lunghi secoli sono cresciute insieme nelle officine dei fabbri, dei farmacisti. Solo in epoca piuttosto recente ciascuna si è riconosciuta una sua individualità. La scienza collocandosi negli istituti di alta cultura e nelle aule accademiche, l'industria rimanendosi nelle officine. Da quando si sono separate, i rapporti tra le due sorelle non sono stati sempre e dappertutto molto cordiali. Ma ciò malgrado, un flusso continuo di vigore e forza è passato e passa dagli istituti scientifici agli stabilimenti industriali. Quindi capite, questo, diciamo, già all'inizio della sua carriera scientifica, comunque nei primi anni, la sua idea del rapporto fra scienza pura e scienza applicata qual è? E ovviamente ha una grossa attenzione lui a una scienza che sia strettamente collegata col vivere civile, non sia quindi semplicemente una ricerca a sé stante, diciamo una ricerca di carattere puro. Ora, sempre per contestualizzare, dobbiamo dire che ovviamente in questa sua visione del rapporto fra scienza e tecnica non è ovviamente il solo. Vi prendo a titolo di esempio un altro chimico, di lui più anziano all'epoca, nel 1923, ha una cinquantina d'anni o poco più, che è Pietro Ginori Conti, che è il responsabile della società Buonacifra di Arderello all'epoca, ma è anche il presidente dell'Associazione Italiana di Chimica, perché proprio negli anni, diciamo immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, c'è il primo tentativo nazionale, diciamo concreto, di riunificare i chimici in un'unica organizzazione, mentre prima c'era una serie di organizzazioni locali, ma tutto sommato un po' scollegate fra di loro. Ovviamente questa organizzazione decide di istituire un congresso nazionale, che poi sarà periodico, che continua ancora ai tempi nostri chiaramente. Il primo congresso nazionale di chimica pura ed applicata si tiene a Roma nel 1923, e dal discorso introduttivo di Pietro Ginori Conti leggiamo queste parole: dei bisogni della chimica, sia scientifica che industriale, molto si è scritto e si è detto. Sui benefici della collaborazione tra scienza e industria si è messo in evidenza quello che è avvenuto nelle nazioni di oltre Alpi, oltreoceano. La voce possente e autorevole di Stanislao Cannizzaro si levava per prima ammonitrice e incitatrice. Nel Senato Emanuele Paternò insisteva ripetutamente perché il governo intervenisse in favore delle scienze sperimentali. Nella Società per il Progresso delle Scienze, che era una società scientifica dell'epoca, Giacomo Ciancia e Raffaello Nasini combattevano aspre battaglie per indicare quale dovrebbe essere l'assestamento della chimica scientifica e pratica. Nei giornali politici Nicola Padovano si studiava di mettere in evidenza i progressi realizzati in Inghilterra, in America e in Francia e gli aiuti dati dai governi di quelle nazioni per il sorgere di istituti scientifico-tecnici. Nelle assemblee Roberto Lepetit e Cesare Serono ed altri nostri industriali segnalavano le deficienze della nostra industria chimica. Quindi quello ha fatto una specie di riassunto di quelli che sono i chimici più importanti sia in campo universitario sia in campo industriale, per dire come ci sia stato da parte di queste singole voci, sia pure autorevoli, un tentativo di diciamo favorire un rapporto fra la chimica e la società civile. Un giorno, quando si potranno raccogliere in un volume tutti gli scritti riguardanti la scienza e l'industria chimica, si vedrà che non poco è stato detto, mentre poco, almeno fino ad oggi, è stato fatto. E prosegue: se nel nostro paese la chimica non ha realizzato i progressi desiderati, hanno gli industriali, gli scienziati, lo Stato fatto qualche sforzo per conseguire lo scopo? Io credo che le responsabilità delle condizioni nostre attuali, che ovviamente non sono soddisfacenti per Pietro Ginori Conti, va ripartita in misura maggiore o minore tra tutti. I maggiori nostri chimici non pensarono che un'unione intima ed una collaborazione per lo studio dei problemi generali avrebbe portato un vantaggio collettivo. Mentre in altri paesi prosperavano forti associazioni di chimici, in Italia i 1000 chimici esistenti prima della guerra, stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, non trovarono mai il modo di riunirsi in un fascio. L'ho sottolineato io, ma è abbastanza ovvio perché l'ho sottolineato. Siamo nel 1923, Mussolini è già presidente del Consiglio, però abbiamo ancora, diciamo, un Parlamento e un sistema pluralista.
Pietro Gino di Conti in qualche maniera ha le sue preferenze, lo sappiamo dal resto della sua... lui a 50 anni in fondo l'età gli consentiva di non andare in guerra, non era stato richiamato, ma ci andò volontario, tanto per dire, diciamo, il suo ruolo, e subito dopo fu in Toscana uno dei primi, alla società Buonacifra di Larderello, a organizzare presso i quadri intermedi un fascio, quindi in qualche maniera aveva la sua... adesione politica al fascismo già in questi primi anni è abbastanza documentata e anche abbastanza evidente da queste parole. Quindi qui lui sta dicendo che i chimici possono aver avuto questo difetto, non aver capito che c'era bisogno di non organizzarsi. Gli industriali forse si sono occupati troppo del successo immediato piuttosto che del progresso, quindi hanno visto solo all'immediato profitto, ma non hanno capito la necessità di collegare l'industria alla ricerca, per capirci. Lo Stato, l'azione dello Stato fu sempre insufficiente. Però vedete di nuovo un riferimento, ma più che del governo, il governo all'epoca è già il governo Mussolini, io direi che la colpa è del paese. Il Parlamento italiano, per mancanza di tecnici, non ha compreso i bisogni, le urgenze, la vitalità dell'industria e della scienza. Quindi lui scarica non tanto sul governo, che in fondo è appena arrivato e verso cui i chimici hanno un'aspettativa positiva, diciamo in qualche maniera, che possa fare qualcosa, possa cambiare le cose, e se non è stato fatto finora la colpa è essenzialmente, diciamo, del paese o in particolare del Parlamento. Ed è più evidente, sempre con le parole di Pietro Gino di Conti, 3 anni dopo, al secondo convegno di chimica pura ed applicata, tenuto a Palermo nel 1926. Perché Palermo? Perché sono 100 anni che è nato Cannizzaro, e Cannizzaro era di Palermo, per cui viene fatto il convegno in suo onore a Palermo, e anzi è l'occasione per riportare le ceneri di Cannizzaro, che fino a quel momento erano a Roma, perché era morto a Roma, riportarli nella sua terra natale, diciamo. Quindi nell'occasione del convegno c'è anche questa cerimonia, per intenderci. Qui, nel frattempo, nel 1926, il fascismo si è ormai affermato, c'è stato il delitto Matteotti e quant'altro, e Pietro Gino di Conti, diciamo, sempre per parlare di questi rapporti fra chimica e paese, dice: la nostra associazione non si apparta nei laboratori, no, essa vuole essere anche espressione della vita industriale del paese. Il nostro scopo non è quello di riunirci per discutere intricati problemi scientifici, ma è anche quello di seguire quanto dalla scienza viene dato all'industria e quali problemi l'industria pone alla scienza. Il nostro compito principale è quello di fondere insieme questi due elementi essenziali al progresso scientifico ed economico della nazione. Noi vogliamo finalmente fermamente visitare tutta la nostra Italia, regione per regione, far conoscere tutto quanto l'industria chimica ha creato, richiamare l'attenzione della nazione e del governo sui problemi che ci sembrano più urgenti, collaborare per la soluzione di essi. Ne siamo dei visionari, perché la nostra opera indefessa comincia a dare dei risultati concreti. La cortesia del Ministro dell'Economia Nazionale, che ci affida oggi la consegna di 3 medaglie d'oro a 3 grandi industrie siciliane, è prova della fiducia che nella opera nostra ripone il Governo Nazionale. Quindi vedete anche il rapporto col Governo e le parole sono un pochino cambiate. Abbiamo inteso, conclude, che qui avremmo trovato il maggior impulso all'opera nostra e avremmo potuto affermare che la bandiera della scienza e dell'industria chimica italiana sventolerà sempre alta con le sue conquiste, con le sue speranze, con il suo duce, col suo re. Se, diciamo, adesso ritorniamo al nostro Parlavano per far capire che in un'atmosfera che evidentemente non coinvolge solo lui, è più comprensibile che lui, sempre in questo convegno, nel saluto che porta, in quanto è il direttore dell'istituto di via Panisperna, che era stato anche l'istituto di Cannizzaro, lui possa dire: egli, cioè Cannizzaro, amò la patria e la servì sui campi di battaglia e nelle nobili contese civili dell'intelletto. Sapete che Cannizzaro è stato, oltre che un grande chimico, anche un risorgimento, un patriota coinvolto a pieno titolo nelle vicende del nostro risorgimento. E oggi, che esaltare il rinascimento d'Italia non significa ripetere un luogo comune, egli inneggia con noi alla nuova radiosa primavera italica. E mentre tutte le forze della nazione si ridestano e si raccolgono intorno al duce meraviglioso che fortemente vuole dare ai discendenti di Roma un posto degno di padri, noi sentiamo che sotto lo sprone spirituale del maestro, cioè di Cannizzaro, non mancheremo di partecipare in maniera attiva e feconda a questo rinnovamento. Queste ultime parole io un po' le prendo nel senso come una dichiarazione di intenti, a cui Parravano fu fedele, cioè nel senso che in qualche maniera la sua opera da questo momento in poi è soprattutto volta a partecipare in maniera attiva o feconda a questo rinnovamento, per dirlo ovviamente con le sue parole, che lui vede in questa nuova stagione politica italiana.
e che lui si impegni nella diciamo vita politica e sociale del paese sia prima che dopo queste parole, l'ho diciamo evidenziata attraverso una serie, che adesso non vi sto a leggere, di cariche che lui diciamo in qualche maniera ricopre dal 1909 fino al 1938. Mi fermerò qua e là soltanto su alcune di esse perché magari più emblematiche. È chiaro che qui potremmo dire è il direttore dell'Istituto Chimico di Roma, quindi chiaramente il ruolo che ha lo porta ad avere comunque un rapporto col ministero, con le stanze del potere, però diciamo visto anche nei confronti di altri scienziati e di altri personaggi potremmo dire che lui andò al di là, cioè nel senso che lui effettivamente dedicò buona parte della sua vita, del suo tempo a questa seconda attività, diciamo questa attività che non era un'attività di ricerca in senso stretto, che lo portò in qualche maniera a trascurare l'attività di ricerca. Ve ne butto lì una traccia che è praticamente giocosa, un'altra ve la posso dire un po' più seria, diciamo in qualche maniera. Questa è una poesiola che immagino che in occasione della laurea un chimico scrisse per prendere in giro più o meno bonariamente tutta quella serie di personaggi e assistenti e interni e così via che gravitavano nell'istituto chimico. Ora ovviamente non ve la leggo anche perché poi parecchi di questi nomi sono ignoti a me come a voi, però se ci fate caso quello che mi interessava soprattutto era la parte iniziale quando diceva vuoi svelarti in queste rime quel che c'è al secondo piano dove regna l'invisibile eccellenza Parravano, cioè nel senso che in qualche maniera Parravano c'era, regnava lì, ma di fatto non lo vedeva nessuno, non era, diciamo, uno potrebbe prendere come esempio, io mi sono occupato di tutt'altri argomenti, di un famoso chimico cecoslovacco che si chiamava Eroski, il quale per tutta la sua carriera scientifica alle 8 di mattina stava davanti all'istituto e controllava che i suoi allievi arrivassero e rimproverava chi arrivava alle 8 e un quarto. E alle 7 di sera c'era per tutti un tè che serviva per raccontarsi cosa si era fatto dal punto di vista della ricerca scientifica all'epoca, quindi uno stile diverso. Parravano la ricerca scientifica a un certo punto non la segue. In qualche maniera l'altra traccia che dicevo è di quello che è stato un suo allievo, che sarebbe un altro chimico importante che poi ha riempito di sé la chimica del dopoguerra italiano, che si chiama Vincenzo Gaglioti, morto da pochi anni, ultra novantenne per intenderci, il quale nel commemorarlo a 100 anni dalla nascita dice io non ho grandi rapporti con lui, non vi posso dire più di tanto perché io poi in fondo non lo avevo visto mai, cioè in qualche maniera avevo pochi contatti con lui perché evidentemente era in tutt'altre faccende affaccendato. Allora, comunque alcune delle cariche di cui abbiamo parlato, di cui avevo accennato, non avevo nemmeno letto, le ricordo adesso. Lui fu, quando venne istituito, il vicepresidente del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il presidente era Marconi, come ben sapete, e su una rivista, che non è una rivista scientifica, che si chiama Gerarchia, lui racconta che cos'è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Allora lui dice la necessità che ci sia questa nuova istituzione. La ricerca scientifica e oggi presso di noi quasi esclusivamente affidati ai laboratori universitari, i quali sono spesso congestionati dall'eccessivo lavoro didattico dovuto all'enorme aumento della popolazione scolastica subito negli ultimi anni. Ci fa sorridere se pensiamo alla situazione attuale, però ovviamente anche il numero di docenti e di cattedratici era ridotto, per cui lui in qualche maniera può dire quello che sta dicendo qui. D'altronde il gran numero di università e regioni storiche e regionali della loro esistenza hanno fatto sì che, malgrado sia venuta crescendo la spesa globale che lo Stato sostiene per i nostri istituti superiori, non è stato finora possibile effettuare un concentramento adeguato dei potenti mezzi di indagine di cui si avvale la scienza moderna. Quindi un'altra lamentela è del proliferare delle università che poi porta però a una dispersione dei fondi, diciamo. Occorre pertanto creare istituti che abbiano solo finalità di ricerca e nello stesso tempo occorre svegliare le energie dei nostri laboratori universitari e ravvivarne il carattere scientifico che in molti casi è venuto troppo attenuandosi. E perché tutti abbiano a tendersi nel massimo sforzo per la riconquista che il duce vuole che sia conseguita delle posizioni perdute, la ricerca deve essere disciplinata. Quindi insomma, stiamo toccando quello che è in qualche maniera il punto chiave. Il suo rapporto scienza-potere vede nei fatti, al di là diciamo delle opinioni personali, la scienza che è, secondo me, asservita a quello che il potere politico chiede alla scienza stessa.
lo possiamo vedere in un, ve l'avevo citato prima, l'articolo Il fascismo e la scienza, un articolo da cui prenderò un paio di spunti per intenderci. È, diciamo, sono brani di un discorso pronunciato all'Università di Padova il 22 aprile 1936. Lo dico perché anche qui dobbiamo contestualizzare. È il momento in cui Badoglio sta entrando ad Addis Abeba, sono proprio in quei giorni, quindi è la guerra d'Etiopia, diciamo, che si sta concludendo nella vittoria della, dell'esercito italiano. Quindi capiamo meglio forse alcune delle parole che qui adesso andiamo a leggere. Merito primo dell'azione fascista nel campo scientifico è di aver saputo coordinare scienze tecniche in armonica unione e di aver saputo fondere il lavoro dell'uomo con l'attività del suo ingegno e non l'attività astratta ed egoista chiusa nel sacrario dei laboratori, bensì quella umana etica che scende dagli uomini e ne interpreta i bisogni. I nostri passati sistemi di governo, cullati nella vuota retorica di vecchi principi liberalistici, perduti nel falso concetto di indipendenza e universalità della scienza, abbandonarono a se stessi cultori di questa, dimenticarono che il progresso della scienza è in relazione con la diffusione della coscienza scientifica del paese. La scienza del tempo fascista non è più creazione astratta ed irreale, che ha per fine solo e ultimo la ricerca della verità, ma è principalmente un mezzo di conquista e di utilizzazione di tutte le risorse del paese, per assicurare la vita ai suoi figli e potenziarne al massimo la volontà di imperio. Lo scienziato fascista è oggi non solo uomo di cultura, ma tecnico applicatore di individuo etico e politico, e l'opera di lui si integra con quella della nazione e dello Stato. Egli sente nel suo lavoro le stesse ansie che agitano i soldati e le camicie nere in Africa orientale e, abbandonato ogni attitudine agnostica, cerca di creare ordini nuovi così nel campo morale che in quello scientifico e tecnico. Ora qui sembra proprio veramente, ripeto, se non lo contestualizziamo rischiamo di avere un'idea ancora più deformata. Tanto per mitigare un pochino, in un contesto, l'anno successivo, in un contesto diverso, sono i brani di un suo intervento ad un convegno alla Corporazione della Chimica, in cui si parla della preparazione dei tecnici per l'industria chimica italiana. Dice delle parole, diciamo, su un settore collegato, un po' diverse. Devo innanzitutto dichiarare che nessun istituto superiore al mondo prepara i tecnici in modo che, uscendo dall'istituto, essi possano passare direttamente ad assumere posizioni direttive di responsabilità. Quindi non penso siano giuste tutte quelle proposte che tendono alla creazione di istituti dedicati alla preparazione di tecnici atti a passare direttamente nell'industria con rendimento immediato. Al ricercatore non si può fissare una data allo scadere della quale gli deve aver risolto il problema propostogli, ma gli deve essere lasciato tutto il tempo necessario perché possa raggiungere l'interpretazione esatta dei fenomeni osservati. Nella scienza occorrono vivida fantasia e matura ponderazione. E mentre lo studioso sperimento osserva e riflette, il pubblico non deve ritenere che esso rappresenti una spesa inutile solo perché ogni sera non raggiunge un risultato capace di sconvolgere le basi della nostra economia. Quantomeno in queste frasi si cerca un pochino di mettere il puntino sul lì che il rapporto della scienza comunque ha i suoi tempi e le sue regole e non può essere asservita all'immediato ottenimento di un risultato pratico e spicciolo in pochi giorni. Comunque, diciamo, in paravano è questo il problema, il rapporto, l'adesione, se vogliamo, un po' troppo stretta della scienza, della sua scienza, a quello che è il potere politico. E torniamo, e qui arriviamo ad un altro paio di punti, diciamo, che vanno però sottolineati. Sempre lo stesso articolo, l'articolo Il fascismo e la scienza di cui ho parlato prima. A un certo punto parla, se usciamo un attimo da quello che adesso andremo a leggere, insomma, perlomeno andremo a sottolineare, lui sta parlando, sta dicendo semplicemente del ruolo che può avere la chimica, in generale la scienza, per migliorare la salute di una popolazione, perché per esempio può migliorare la profilassi di certe malattie, può dare nuove norme per l'igiene nei posti di lavoro e cose di questo tipo. Cioè, osservazioni condivisibili chiaramente, no? Perché se si migliora questo tipo di profilassi, se si assistono di più le donne nello stato di gravidanza, chiaramente si avrà poi alla fine una popolazione più sana. La parola che adopera e la ripete sei volte, e tutto sommato non sempre a proposito, è la parola razza. E quindi chiaramente questo ci evoca qualche cosa che non torna, anche perché di fatto non sta parlando di razza. Sappiamo benissimo che il razzismo italiano, anche negli anni del manifesto della razza, cioè delle leggi razziali, fu qualcosa di abbastanza confuso fra il biologico e il culturale, a seconda dei diversi diciamo oratori assumeva connotati un po' differenti e non sempre scientificamente con alcuna minima base, diciamo. Però in qualche maniera
diciamo, questa sua, sia pur, che ci fa un po' capire la sua adesione a un certo pensiero che nell'epoca comincia ad aleggiare, e stiamo nel 36, due anni prima delle leggi razziali, in qualche maniera la volevo sottolineare. È un'altra cosa che volevo sottolineare, ma è inevitabile. Questo è praticamente l'ultimo articolo che Paravano scrive, è ancora successivo, è di luglio, al convegno internazionale di chimica, di cui fra un attimo riparleremo, ed è su una rivista che di nuovo non è una rivista scientifica in senso stretto, Rassegna di Cultura Militare, e si parla degli aggressivi chimici e di mezzi di difesa contro di essi, e comincia a parlare degli aggressivi chimici e del loro produzione nel corso della prima guerra mondiale, e poi dice: le principali sostanze che hanno importanza per la fabbricazione degli aggressivi sono alcol metilico, alcol etilico, benzolo, acetone, eccetera eccetera. Fino a qualche anno fa l'approvvigionamento di queste sostanze non era assicurato in modo autarchico. Negli ultimi tempi però le iniziative delle autorità e degli industriali ne hanno assicurato il completo rifornimento. Il cloro, che è un prodotto tipicamente italiano perché si ricava dal cloro di sodio e quindi chiaramente dal mare e dall'energia elettrica, non ancora lo possediamo in misura adeguata a quello che potrà essere il nostro prevedibile fabbisogno. Ma la questione è stata oggetto di discussione presso la Corporazione della Chimica e provvidenze sono state adottate per colmare anche questa lacuna quantitativa. Una salda industria chimica è pertanto lo strumento necessario per combattere la nuova guerra ed il regime ha perciò data ad essa un potente impulso che l'ha messa alla pari di quella di qualunque altra nazione, assicurando al paese il massimo di efficienza offensiva e difensiva. Cioè nel senso che ci si sta preparando mentalmente alla guerra e Paravano anche in questo caso è in prima fila, cioè nel senso che dall'alto della sua ruolo, più adesso ne riparleremo, più o meno indiscusso dei capo dei chimici italiani, il proprio contributo, la propria adesione anche a questa nuova impresa che ovviamente si sta avvicinando. Dicevo che l'ultima opera di cui brevemente parlerò è l'organizzazione di questo convegno internazionale di chimica che si tenne a Roma nel maggio 1938, casualmente, perché le due cose non hanno nemmeno un legame concreto, però evoco nel tempo, a pochi giorni di distanza dalla visita di Hitler a Roma. Ci sono questi due eventi a Roma fondamentali che sono la visita del Führer a Roma nella zona limitrofe e poi il convegno di chimica che si svolge sempre in questi giorni di maggio del 1938. Le parole, vabbè, qui non è importante, è un chimico che poi ho avuto occasione di conoscere e che si chiamava professor Sartori, diciamo che è stato all'Università della Sapienza di Roma, e questo è un ricordo molto breve perché Sartori con Paravano ebbe veramente pochi contatti, ma l'ho ricordato semplicemente perché Sartori ci ricorda quello che avevo accennato prima. Il nome di Paravano era già allora un mito, perché non era solo il direttore dell'Istituto Chimico dell'Università di Roma, ma aveva ricoperto e ricopriva le cariche più importanti a quei livelli dove si poteva fare della politica scientifica. È comprensibile che questa figura dominante tutto il quadro della ricerca italiana fosse il capo riconosciuto di tutti i chimici italiani, perché magari noi nella visione molto più frammentaria non abbiamo l'idea che in una comunità scientifica ci sia un capo, però all'epoca si poteva effettivamente dire, diciamo, che il suo ruolo era un ruolo di leader all'interno di tutta quanta la comunità dei chimici. Questo convegno si svolge alla Sapienza, che è praticamente inaugurata per l'occasione. Questa è una foto dell'epoca con molti meno edifici di quanto ne conosciamo noi adesso. Questa è la pianta della Sapienza in cui poi verranno nelle varie aule dislocate le varie sezioni di questo convegno. Convegno molto importante che vide migliaia di partecipanti, ovviamente europei ma non soltanto europei. Questo convegno che scopo aveva? Ovviamente aveva uno scopo scientifico, ma non solo, e ce lo dice lo stesso Paravano in un volume abbastanza cospicuo che si chiama La chimica italiana dal 1906 al 1938, il volume si chiama, scusate, La chimica in Italia, il suo contributo introduttivo è La chimica in Italia dal 1906 al 1938, e vuol far vedere che cosa è diventata l'Italia, quindi ha uno scopo, se volete, anche propagandistico in questo senso. Ci dice Paravano: l'Italia nel giro di pochi anni è divenuta una grande nazione nella quale la vita pulsa vigorosa in tutti i campi, in quello della tecnica, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, nel campo sociale, assistenziale, demografico, igienico, istruttivo, educativo e infine in quello dell'etica, dello spirito, della volontà e della disciplina. L'Italia, pur restando sempre il giardino d'Europa, non vive solo delle bellezze eterne che la adornano.
dalla bellezza e dalla storia essa ha tratto motivo per un intenso progredire, operando una trasformazione rapida e complessa, intima e profonda, per mettersi in bene in linea con le nazioni più avanzate nel progresso civile. Questa posizione di avanguardia ormai raggiunta è dovuta all'uomo inviato dal destino, all'uomo che ha ridato a ogni italiano uno spirito nuovo, che ha rifatto alla nostra patria un volto nuovo, che ha risanato borghi e popolato campagne, che ha bonificato piaghe, plaghe da secoli malsane, che ha costruito città e fondato un impero, che ha creato una civiltà nuova. Prosegue più o meno sulla stessa falsa riga. Di questo nuovo rinascimento anche la scienza si è avvantaggiata. Prima dell'avvento del fascismo, scienza e tecnica non erano onorate. Esse rappresentavano due attività distinte e a volte contrastanti, e ciascuno operava nel proprio ambito senza incontrarsi, senza mai consultarsi, con il risultato che la scienza finiva per esaurirsi nel chiuso dei laboratori e la tecnica sentava ad avanzare senza aiuto. Scienza e tecnica sono invece oggi in grande onore in Italia, esse sono coordinate in perfetta unione ed entrambe collaborano al divenire di nostra gente. Molto si è fatto presso di noi, i tecnici italiani e particolarmente i chimici possono dire di aver risposto in pieno all'appello del Duce. Molto cammino tuttavia resta da fare, e i ranghi dei ricercatori e dei tecnici marciano a grandi giornate come coorti riunite in una sola volontà, che è volontà di vittoria. La chimica italiana può oggi presentare i suoi cultori nel campo della scienza e in quello della tecnica in forma di falange di militi chiamati dal dovere, mobilitati per lo sforzo immane di creare con lo spirito ricchezza dalla povertà della natura. Ora io non mi fermo sul convegno su cui ho scritto nel passato altre cose, anzi abbiamo scritto, collaborammo insieme, io e il professor Guglielmuzio e una dottoranda che poi si è laureata qui alla vostra università, la dottoressa Padovani. Sempre, e con questo concludo, diciamo, quello che voglio dire è che questo libro La chimica in Italia, quello che ho letto era l'introduzione di Parravano, poi ci sono una serie di altri contributi di tutti i chimici dell'epoca, ciascuno dei quali presenta in qualche maniera nel suo campo, che può essere i combustibili, che può essere l'elettrochimica, che può essere la mineralogia, la chimica mineraria o quello che volete, quelli che sono stati i successi italiani e quello che ancora si può fare, quelli che possono essere gli sviluppi possibili. Sono più o meno gli stessi chimici che vediamo all'interno del comitato organizzativo del congresso, sia dal punto di vista del comitato scientifico che del comitato organizzativo. Ora chiaramente, non essendo, credo molti di voi, non essendo chimici, e poi comunque parlando del passato, questi nomi possono anche non dirvi molto, ma per esempio, che ne so, c'è sicuramente Giulio Natta, e questo l'avete conosciuto tutti quanti in quanto premio Nobel per la chimica, c'è per esempio Domenico Marotta è stato il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità fino agli anni 60-70, c'è Francesco Giordani, di cui avevo accennato prima, napoletano, che poi sostituisce in qualche maniera Parravano nei suoi incarichi, che poi sarà presidente dell'IRI. Poi ci sta Guido Donegani, che è il presidente della Montecatini e chiaramente lo è anche dopo la guerra. Cioè, quello che voglio dire è che un rischio, siccome, come abbiamo detto, Parravano muore nel 38 e che quindi muore in questo periodo e che quindi la sua figura viene cristallizzata in quel periodo, rischiamo, forse anch'io rischio, di darvi l'immagine che il fatto che la chimica italiana negli anni fra le due guerre mondiali aderisce con pochissime eccezioni in toto ed in pieno al regime fascista sia dovuto essenzialmente a Parravano in quanto l'unico e il leader è l'unico responsabile. È chiaro che coinvolge tutti quanti, è un problema complesso che ovviamente non va guardato dal punto di vista propagandistico, va analizzato, ma coinvolge tutti quanti. Come ripeto, tutti questi che ho citato io e anche gli altri, sono tutte persone, avevo detto lo stesso Caglioti e così via, sono tutte persone che poi ritroveremo tranquillamente e che saranno il cota della chimica italiana anche negli anni del dopoguerra. Qualcuno più o meno coinvolto sta un attimo da parte negli anni 45-46, ma poi c'è un generale rientro nella vita scientifica, sia applicata che universitaria, e continua, e chiaramente sono loro i nostri chimici in auge anche negli anni 50 o 60, fino alla loro scomparsa. Chiudo con, diciamo sempre però, per dire qualche cosa che comunque costituisce dei segnali. Nel senso che se andiamo a fare un'analisi uno per uno, chiaramente l'ho fatta utilizzando poi i vari annuari che mi potevano aiutare, si tratta tutti quanti di chimici, come è abbastanza ovvio perché devo far parte dell'organizzazione di un convegno di chimica. C'è un'unica eccezione, l'onorevole professor Sabato Visco,
Chi era Sabato Visco? Era un biologo, era un fisiologo, era il responsabile dell'Istituto di Biologia del CNR, ma è anche, e qui stiamo nel 38, uno dei firmatari del Manifesto della Razza ed è anche, se volete, l'autorità scientifica, fra virgolette, che sta dietro quel manifesto. Quindi la scelta da parte di Parravano, che è il presidente del convegno, di mettere questo suo collega non chimico all'interno dell'organizzazione costituisce una sorta, se volete, di onore che lui vuole attribuire al collega, ma nello stesso tempo agli occhi nostri, anche se Parravano non è fra i firmatari del Manifesto della Razza, ci dà un po' l'idea della sua adesione anche all'idea che Sabato Visco in quegli anni propugnava. Comunque, ho finito e vi ringrazio. Grazie, professor Calascibetta, per questa presentazione ricchissima di documentazioni, di spunti, di temi, di sarebbe bello poterlo discutere a lungo. Intanto io apro un po' la discussione, ho quel ghiaccio con una serie di riflessioni. Innanzitutto, nei primi scritti degli anni 20, magari del 23, in cui si mette in luce l'assenza di una comunità scientifica in chimica italiana. La comunità dei chimici non esiste praticamente, vanno in ordine sparso, questo non significa che non siano ricerche di punta, ma di fatto la visibilità della disciplina è ancora scarsa, un ritardo rispetto al resto dell'Europa, in particolare rispetto alla Germania, che è molto forte, anche se la Germania però non è messa in luce come un modello, sì, non è un caso, pare sia del 23, sì, esatto. Però comunque il ritardo è significativo. E la comunità dei chimici, guidata da Parravano, prende il treno al momento giusto, il treno che gli viene offerto dal fascismo e da una certa visione della scienza che esalta gli aspetti pratici, e non a caso la chimica meglio di altre si prestava a questo tipo di utilizzazione della scienza, a una riflessione su meriti possibili meriti e usi della chimica in ambito civile, in ambito bellico, in ambito militare. Quindi bisogna dare sicuramente i meriti dovuti a Parravano, che per la storia della chimica italiana, io direi, è stato proprio l'artefice della costruzione della comunità dei chimici, della visibilità e della forza della disciplina, che poi insomma è vissuta in maniera robusta, non poco di rendita sulla base di quello che era riuscito a costruire in questi anni, e quindi direi che è un grande politico della scienza, certamente. Lo zelo eccessivo, probabilmente più di altri, ma fino a che punto possiamo dire più di altri, non so. Poi in fondo, come sapete, coloro che non giurarono furono 11, 12, mi pare, sì, 13, sì, altre motivazioni. Insomma, il quadro dell'Accademia Italiana fu desolante nel 31, ci fu un appiattimento tale, quindi forse i chimici non furono più fascisti degli altri. Semmai Parravano seppe utilizzare questa occasione per robustire la disciplina, farla diventare una disciplina di punta all'interno della politica della scienza e anche della politica economica. Ci fu una simbiosi tra regime e chimica. Quindi insomma, è sicuramente la figura di un notevole politico. Come chimico, tu mi hai detto, cioè, tutto abbandona la ricerca, però mantiene una visibilità internazionale. Il congresso lo organizza, ha una sua. Lui è il vicepresidente di questa IUPAC nel 34 a Madrid, è lui che chiede e ottiene questa organizzazione del 38 a Roma. Beh, ovviamente costituisce comunque un riconoscimento anche dal punto di vista politico, per cui evidentemente anche un suo successo. Sì, diciamo, ecco. Infatti è personale il ruolo che lui a un certo punto gioca, certamente lo fa per la disciplina, cioè, tutto, mi sembra di capire che lui è quasi, diciamo, l'artefice di una sua carriera scientifica, accademica e politica insieme. I titoli che mette insieme, le cariche che riesce a mettere insieme, è straordinario. Non credo che altri scienziati italiani siano riusciti, ma Marconi forse lui forse sì, sì, è analogo, diciamo, che può reggere il confronto, però insomma, ben altra la storia della, sì, delle comunicazioni, guardate, mentre invece Parravano viene da una disciplina che era la Cenerentola e riesce a portare, cioè a traghettare la chimica proprio al punto più alto. Questo effetto dal punto di vista accademico come è stato recepito all'epoca? C'è un aumento delle cattedre di chimica in Italia? Non particolarmente, no, però sono finanziamenti soprattutto alla, sì, ricerca. Alla ricerca. Lui stesso, per esempio, lui non è un industriale, però per un certo periodo è il capo dell'organizzazione degli industriali chimici, per cui in questo suo ruolo direttivo della comunità chimica e di mettere insieme le due anime, l'anima industriale e l'anima universitaria, viene dato, e non è questo molto semplice, a uno che in realtà non ha una diretta occupazione nell'ambito industriale. Insomma.
riesce a recuperare un ritardo storico in pochi anni. Questa è una cosa. Forse magari un po' effimero il tutto, però per motivi vari che poi sono legati anche. È difficile, alla guerra, molto difficile. Esatto. Però intanto il passo in quel momento è stato usato, un'accelerazione straordinaria. Se il personaggio davvero interessante. Solo posso in realtà un intervento, una curiosità in realtà. Nel passaggio riguardante la rivista militare in cui parla nel 38, se non mi ricordo male. Sì. Del problema del cloro, ad esempio parla del cloro, si stava appunto dicendo che si stava rapidamente recuperando il cloro, fondamentalmente utilizzato per i gas, sostanzialmente il gas più aggressivo. La mia domanda è questa: è vero che l'Italia stava recuperando un ritardo storico nella produzione di questi gas? E se è vero, esistevano dei depositi? E se erano veri questi depositi, vista la nostra figuraccia durante la seconda guerra mondiale, perché non sono stati utilizzati? Hitler aveva costituito anche lui dei depositi di gas, nervine, eccetera, e non li utilizzò per motivi ben precisi. Perché noi non l'abbiamo fatto, se li avevamo? Beh, io credo, non sono documentatissimo, però diciamo l'impressione è che lui qui sta dando, anche se le parole sembrano dire che stiamo recuperando, sta un po' dando un po' una. Probabilmente potremmo dire anche da questo punto di vista che l'Italia comunque non era pronta alla guerra, quindi c'è un'accelerazione, loro forse stanno lavorando con l'idea che sia vicino, però non così vicina probabilmente, quindi è al momento più una dichiarazione di intenti che si sta cercando di colmare un gap che però poi alla fine non c'è trapparente. Quindi non c'è una produzione di gas? Così, cioè non ho dei dati, ma non c'è una produzione che poi adesso come si evidenzia da come è andata la guerra stessa. Il problema è un po', appunto, ne parlavamo appunto al suo tempo, sia io che. È che in definitiva il difetto del versante chimico fu che si cercò in pochi anni di accumulare, cioè di un ritardo che era ovviamente dovuto a decenni e a decenni. E l'errore fu che ci si occupò un po' di tutto. Quindi l'Anital, cioè l'idea che lo stellone italico, l'ingegno italico, potesse superare anni e anni di ritardo dal punto di vista. Per cui ci si poteva occupare indifferentemente di fertilizzanti oppure di nuove fibre, cercando l'idea miracolosa. Ovviamente non è di tutta la responsabilità di Parravano, però l'aria è un pochino quella, per cui forse per andare appresso a tante cose, probabilmente poi appunto fu un po' un qualche cosa che era destinato al fallimento, ad essere effimero, perché non era basato su delle basi molto profonde. Un altro commento potremmo darlo sul quadro che si dà dell'Accademia Italiana e sulle problematiche portate nel 25 e nel 30 che sembrano quasi attuali, insomma. Sì. Anche lo studio che hai fatto per quanto riguardava la distribuzione delle pubblicazioni del tempo riflette in alcuni casi situazioni quasi attuali, insomma. Ma è chiaro che il rapporto fra scienza dal punto di vista della ricerca e politica scientifica è chiaro che è un problema delicato, no? Ed è un problema sempre attuale, e alcune frasi, per esempio sicuramente questa, prima l'avevamo parlato, ma l'idea, diceva in fondo, lo stesso Parravano deve dire, non vi aspettate che lo scienziato ogni giorno tiri fuori qualche cosa che sia di immediato di vitale alla nazione, in qualche maniera poi riflette, no? Cioè, e anche Parravano quanto mai attento a mettere la scienza al servizio della società, si ovviamente deve dire che però ovviamente i due ambiti sono anche diversi, hanno anche dei tempi diversi. Su tutti e due i tavoli, i politici, guardate, la chimica è la scienza che a voi piace, perché non è soltanto ricerca di verità astratte. Interessante il paragone con la democrazia e il sistema liberale. L'Italia liberale perdeva tempo, gli scienziati erano, pensavano alla verità, erano legati a questa concezione della società ormai superata dal fascismo, è pratico, pragmatico, ed ecco che la chimica arriva. Poi arriva dai chimici, dice, beh, un attimo, quando parlo con i politici vi do tutto l'agio di poter fare le vostre cose se sarete fette, però l'immagine interessante proprio della chimica è che non riesce a far passare all'interno della pubblicistica, che è una pubblicistica probabilmente anche destinata ai quadri politici e agli industriali, però della scienza fatta ad hoc per il fascismo, per il regime, dando questa immagine di una scienza che risponde a determinati valori e quant'altro, che appunto si distacca dalla scienza astratta dell'Italia liberale, riesce a seguire una, diciamo,
una retorica, a impostare una retorica in perfetta sintonia con il regime, a far diventare la chimica, diciamo, quantomeno, diciamo, la disciplina di punta che poteva quantomeno in teoria diventare una disciplina paragonabile a quella che era in altri paesi. Proprio sono d'accordo con te, fu probabilmente un limite di una comunità scientifica che non costruisce delle basi solide, si lascia un po' andare a facili entusiasmi, sì, esatto, magari anche comprensibili dovuti al fatto che ci sono dei risultati veramente molto degli investimenti. A proposito di investimenti, i laboratori all'interno delle industrie occupano personale in che numero? Ci sono degli studi? Tu dici per quanto riguarda per esempio la Breda, diciamo. Sì, la Breda, eppure no. Sulla Breda lui se ne occupò in quella prima fase e mise su questo impianto. Però poi non. Forse anche quello è un po' se poi un suo limite. Il voler mettere tante cose, poi alla fine non riesce a seguire pienamente tutto quanto, insomma, diciamo, come dire. Poi in fondo quello che fa anche Gentile nel campo umanistico, Scuola Normale, Enciclopedia Treccani, Istituto di Filosofia a Roma, sono queste figure che cercano, nel caso Gentile la partecipazione alla storia del regime è molto più organica, sì, sì, sì. Però nello stesso tempo sono anche organizzatori di cultura, cercano di rafforzare le loro discipline in una situazione in cui per ragioni personali, politiche e quant'altro sembra che ci sia giunta l'ora buona, però lo stesso Gentile alla fine non riesce neanche lui a seguire tutte le vicende della cultura umanistica italiana, lui è un po' il factotum, però dovrebbe essere contemporaneamente a Pisa, Firenze, Roma e fare mille cose. E appunto forse questa accelerazione, sì, che si vuole in pochi anni colmare delle difficoltà che comunque ci sono, insomma. Probabilmente illusoriamente si sperava di recuperare, esatto, il, sì, tempo, sì. Ed era un po' forse la spinta che il regime dava, ripeto, poi parlavano, insomma, ovviamente noi abbiamo parlato essenzialmente di parlavano pubblico, parlavano privato non ha conservato molto, c'è una biblioteca che è stata recentemente, con un po' di insistenze da parte degli eredi, donata all'Accademia dei 40 e stanno appena iniziando a esaminarla, non sappiamo nemmeno bene se è realmente solo una biblioteca, quindi un elenco di libri, una serie di libri, o si troveranno delle carte. L'atteggiamento della famiglia era un pochino quello di evitare, no, che in qualche maniera carte private che potessero essere scomode venissero, l'idea della famiglia è più o meno di privilegiare un po' l'aspetto, si va a minimizzare, si vabbè aveva fatto parte, ma chi non aveva fatto parte nell'epoca, diciamo, o anzi perfino di dire questa è l'immagine pubblica, ma nel privato la pensava in tutt'altra maniera, che alla fine secondo me, ripeto, nessuno, la storia non c'ha compito di dare giudizi, però nel caso alla fine ti fai anche un torto sul piano personale a una persona, se alla fine devi dire che c'aveva una doppia verità, una verità pubblica quanto mai esplicita e invece una verità privata tutta diversa, quindi chiaramente, insomma, diciamo che un'altra cosa che non avevo detto prima ma che è emblematica, a un certo punto non mi ricordo l'anno, insomma, all'inizio degli anni 30 si decide, lo saprete sicuramente anche voi, che l'Accademia dei Lincei non basta e che ci vuole un'accademia che sia più diciamo coerente col regime e viene istituita l'Accademia d'Italia. Il chimico, l'unico chimico è Parravano ed è il più giovane fra tutti quelli che vengono proposti da Mussolini stesso all'interno come membri iniziali, originari di questa accademia, a testimonianza di quello che è. Non è che c'è un rapporto personale molto stretto, però c'è un rapporto di stima e, diciamo, un'investitura, la chimica sei te che ti devi occupare e indirizzare quel settore della ricerca, insomma, della scienza. Sempre una curiosità, vista appunto la quantità di cariche che riesce a ricoprire in un ambito di tempo anche abbastanza ristretto, questa grande capacità poi ha un contraltare, una grande capacità anche di drenare risorse, che spiega a livello di politica universitaria, posti, finanziamenti, nei limiti, cioè, è chiaro che è sempre c'è un picco no. Un picco non c'è, diciamo, c'è evidentemente una richiesta da parte sua, diciamo si fa molti nemici, è una persona abbastanza scomoda, è una cosa indicativa, è che con tutto quel passato, quando muore nel 38, di commemorazioni importanti non ne ha tante, perché nella comunità, anche nella comunità era un pochino scomodo,
riesce a ottenere dei finanziamenti, ma non direi, insomma, da quello che ho analizzato, che ci siano dei picchi notevoli. C'è un po', da questo punto di vista, la classica situazione in cui si chiede tanto e non si riesce mai a ottenere tutto quello che in qualche maniera si è richiesto. Insomma. Però i soldi arrivano e tanti sono superiori di sanità. Sì. Quello veramente forse è il centro di ricerca meglio foraggiato. Ma forse un po'... In realtà, per esempio, non è presente, te lo ricordi, nel 38 non c'è niente dall'Istituto di Sanità, quindi sembra che per il momento stanno ancora in qualche maniera investendoci, ma ancora non produce immediatamente, diciamo, in qualche maniera. Sicuramente il ruolo maggiore ce l'avrà poi nell'immediato dopoguerra, no? La storia dell'Istituto di Sanità la conosciamo, insomma. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, ringraziamo il collega Enrico Franco che la Civetta, che appunto, ha dato noi la possibilità di riflettere su questioni storiche, ma che hanno anche delle propaggini del presente, che ci fanno riflettere sulle sorti della scienza, spesso legate ai singole persone, non alle, alle forze interne della disciplina. Grazie Franco. Grazie a voi per la presenza e la pazienza.